È proprio Gisella che ha confermato quello che noi abbiamo sempre sostenuto, che c'era una vendita di oggetti. Io vedevo mia sorella che faceva i rosari, a casa c'era addirittura un trolley pieno zeppo di perline. Vendita che non era tracciata da scontrini né da ricevute. Tra le profezie di Gisella c'è pure l'asteroide e la fine del mondo. Con le medagliette, al buio. Scorte di cibo, acqua santa a litri. Quando è c'è stata la cosa di 3 giorni di buio, lì sono stata veramente male. L'unico posto sicuro sulla Terra è il Campo delle Rose. Mi auguro con tutto il cuore che il vescovo si faccia presente e dica che è vero o non è vero, così la gente si rende conto da chi è stata manipolata. Buongiorno e ben ritrovati con Storie Italiane. Siamo di nuovo a Trevignano con la nostra Roberta Spinelli che vedete già collegata. Buongiorno, ciao Roberta. Siamo alla vigilia dell'ennesima adunata Campo delle Rose che si svolgerà domani pomeriggio. E noi, come sempre, ci saremo perché stiamo seguendo un'inchiesta ormai da tanti anni, non nell'ultimo anno, ma esattamente dal 2016. La nostra inchiesta, come dicevo, prosegue e saltano fuori nuovi dettagli sulle vendite di oggettistica religiosa e su queste profezie sulla fine del mondo di questa donna, perché io non vorrei nemmeno definirla veggente, pseudo-veggente, insomma tutte le parole che sono state utilizzate in questi ultimi tempi per questa donna, appunto, di nome Gisella. Allora, Roberta, vogliamo vedere prima di tutto un filmato che tu hai realizzato proprio su questa vendita di immaginette sacre. Ascoltiamo. Mi sta vedendo un stanno lì all'ingresso perché che devono fargli questa cosa? Cioè, gli avevo detto di non aprire gazebo, aperto gazebo, cioè, poi vanno al momento. Ma mi ha offeso un po', mi sono rimasta tanto male, perché c'entro io? Cioè, io oggi non c'avevo proprio, ho detto, visto che non c'è, eravamo pronti, dico, non dire che aprimo il gazebo per far vendita. Non mi ascoltano, cioè, ognuno fa come gli pare qua. Calmo però, devi sta calmo. Ancora questo fare? Non mi fa c***o. Sì, ma quando io dico una cosa, ma devono ascoltare Gisa. Allora, quello che avete sentito e che stava parlando è il marito di Gisella, signora Gianni Cardia. Roberta, raccontaci che cosa sta succedendo. Ancora, ci risiamo? Sì, Eleonora, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Quello che avete ascoltato è stato estrapolato da una diretta del 3 del 2022, in cui è partita la registrazione, ma i coniugi Cardia non se ne sono accorti. E l'abbiamo trovata dopo tante ricerche, ascoltando tutte le registrazioni del 3 di ogni mese, era il 2022. Questo perché? Perché è stato messo in dubbio la validità delle nostre ricerche, delle testimonianze che abbiamo raccolto, di quello che affermava anche Carlo circa la vendita di oggetti in Campo delle Rose. Ebbene, il testimone che ci conferma che avvenivano le vendite sul Campo delle Rose è proprio Gianni Cardia. E da questo audio emerge anche il carattere del presidente dell'Associazione Madonna di Trevignano ETS, che, come affermava Carlo, un po'
decide, ha questa linea di decisione, anche quasi di comando. L'avete potuto ascoltare, dice poi facciamo i conti, non mi ascoltano mai, mi fanno arrabbiare. E non è finito, quello che poi non si spiega è che fine hanno fatto i soldi, che siano pochi o tanti, delle vendite che avvenivano sul campo delle rose. Ricordiamo che le vendite sono state interrotte da quando noi abbiamo acceso le telecamere e quindi siamo ritornati sul campo delle rose durante le apparizioni, ma da prima di allora, dal 2017 al 2000, a fine 2022, c'era la vendita. Quindi tutti questi soldi che non sono tracciati nei bilanci che finalmente noi abbiamo in mano del 2020, 2021, 2022, non si sa che fine hanno fatto. Ecco perché la richiesta che più volte abbiamo cercato di fare ma non abbiamo mai avuto risposta è: dove sono questi soldi? Avete fatto ricevute? Inoltre c'è la vendita dei libri. Carlo, venivano venduti anche i libri legati alla Madonna di Trevignano, scritti proprio da tuo cognato. Sì, buongiorno. Io posso dire, ecco, ricordo perfettamente ad esempio una domenica dopo aver partecipato alla messa, mentre stiamo andando via in macchina io con la mia famiglia, vediamo il signor Gianni Cardia all'esterno della chiesa di Lubrano fermarsi, aprire il bagagliaio della macchina e iniziare la vendita dei libri all'uscita della messa. Io questo lo ricordo perfettamente, perché noi in macchina poi si rideva perché vedevamo questa scena che sembrava insomma un po' a dimostrazione del fatto di quanto il signor Gianni Cardia sia così attaccato alla vendita. Allora rimandiamo in onda anche dei libri. Anche. Allora, proprio rispetto a quanto voi ci state spiegando, io chiedo alla regia di fare una cosa che di solito non si fa mai, ma di rimandare in onda il pezzo che abbiamo appena trasmesso, perché attraverso questa spiegazione ora potrete capirne l'importanza. Siamo pronti? Quello giovane? Come sta vedendo? Questo è lui. Perché sta gestendo l'ingresso? Stanno via l'ingresso, perché che devono fare? Pensate qua, pensassi. Cioè, io avevo detto di non aprire gazebo, aperto gazebo. Cioè, poi me, poi che vanno al momento. Tanto, ma mi ha offeso un po', ma non sono rimasta tanto male. Perché c'entro io? Cioè, io oggi non c'avevo proprio, ho detto, visto che non c'è, eravamo pronti. Dico, non dire che aprimo il gazebo per far vendere. Non mi ascoltano, cioè, ognuno fa come gli pare qua. Calmo però, devi stare calmo. Ancora questo è il fatto. Sì, ma quando io dico una cosa, ma devono ascoltare Gisa. Perché sennò va a finire male oggi. Ringrazio quello che facciamo venuti, che stiamo fatto. Mamma mia, Bocciolini, sicuramente, no? Come dire, sembra un... Non so, bisogna capire, nel senso... Ah, io non ho capito ancora, sinceramente, questa... associazione, non voglio sparare, diciamo, su, ripeto, non ho gli strumenti. Questa associazione era un'associazione che faceva beneficenza o poteva effettivamente vendere qualcosa? Perché se c'è una vendita ci deve essere una rendicontazione, ci deve essere una fatturazione. Ora bisogna capire che tipo di finalità aveva, perché da quello che io ho capito queste finalità erano finalità benefiche, almeno con riferimento a un progetto iniziale, era quello di aiutare delle persone con dei progetti ben determinati. Poi, alla luce di quello che è successo, diciamo, di queste presunte apparizioni, sono cominciati ad arrivare i fedeli e quindi questa diciamo, situazione ha assunto una veste completamente diversa. Dalla beneficenza si è passati poi a utilizzare probabilmente quelle donazioni per cercare di migliorare quella zona, sulla quale poi c'è un procedimento amministrativo, peraltro vinto al TAR, però ecco, bisogna capire bene,
Cioè, non si comprende bene ancora oggi, dopo tanti anni che si parla di questa situazione, se effettivamente c'era questa autorizzazione anche a vendere, però, e chi soldi, effettivamente controllava e poi a chi andavano questi soldi. Della vendita di queste immaginette sacre, di cose, che fine hanno fatto? Da quanti anni vengono vendute? Dimmi, Mirella. Sì, volevo dire che questo audio è molto importante, intanto perché appunto testimonia anche una difficoltà in questo momento, no? Le persone non ci vanno, sono in declino, non aprono il gazebo perché non ci sono abbastanza persone. E poi i soldi, quello che tu dicevi prima, dove sono finiti? Dove sono le fatture? Le fatture, perché ci vuole un permesso per vendere e poi bisogna fatturare quello che è stato venduto. E qui però non è, l'abbiamo visto in tanto tempo, non è rendicontato nulla. Adesso, con le nuove regole sulla beneficenza, se ne è parlato tanto anche per il caso Ferragni, no? In questo caso, cioè nella situazione di Trevignano, dove i soldi che vengono versati per donazioni volontarie dovrebbero essere stati usati in questi anni per fare beneficenza, perché questa non è una parola che si usa a caso, no? Sono soldi che vanno destinati a dei progetti per gli altri. Che fine hanno fatto questi soldi e che cosa cambierà con queste nuove norme? Gassani. La beneficenza è un patto che si fa tra chi crede di poter dare un aiuto agli altri e chi offre del denaro o altre utilità. Nel caso specifico non ci sono tracce di investimenti per quanto riguarda ospedali, scuole, investimenti per le persone bisognose. Quindi da questo punto di vista la magistratura doveva verificare soprattutto quel buco nero che va dal 2017 al 2021, perché lì non c'è traccia proprio di nulla di questi soldi. E credo che questa sia sicuramente una situazione molto spinosa. Allora, io credo che le regole per la beneficenza ci sono sempre state. Poi oggi, dopo il caso Ferragni, ne stanno un attimo facendo un po' più ristrette. Però quando uno fa donazioni, comunque c'è sempre un quaderno, un qualcosa dove vengono segnate le cifre che vengono ricevute. E poi questi soldi, dove sono andati a finire? Nelle casse di chi? Dei coniugi, di qualche associazione, non c'è dato sapere. Allora, Don Cosimo Schena, buongiorno, grazie di essere collegato con noi. Massimo Maffei, benvenuto nel nostro studio, tutti i nostri ospiti. Partiamo anche da un altro punto, un punto di cui ci siamo occupati tantissimo, cioè quelli che sono i divieti paesaggistici che dovrebbero essere all'interno di questo campo, ormai dove avviene tutto da parecchio tempo, da tanti anni, dove in teoria lì non si può parcheggiare. Come vedete in questa fotografia, invece, le macchine là sono davvero tante e non hanno tutte il permesso, perché il permesso possono averlo solo Gisella e il marito, appunto, non è che ce ne stiano tanti o comunque pochi altri. Lì si è fatto un po' come si è voluto. 3 agosto 2020, guardate. Quindi, come avete capito, questo terreno, quando noi l'abbiamo comprato, ma l'abbiamo comprato perché per volere della Madonna, ovviamente, lei aveva già detto tutto arriverà dal pellegrino. E io ci credevo, però dicevo, vabbè, Madonnina, quello che vuoi tu. Ed è accaduto. C'è stato un benefattore che, quando ha sentito questa storia, ha deciso di acquistarlo per donarlo all'associazione, perché era già in vendita, tra l'altro. Quindi abbiamo da fare due cose importantissime, non per me, per tutti noi. L'acqua, il pozzo, che non si può fare. Il comune dice di no, il Botti di no. Ma se la Madonna vuole, anche quello te lo tirerà fuori, non lo so come. Quindi ha detto che prima ci sarà l'acqua e che dopo ci sarà questo progetto. Si comincerà a costruire. Poi questo progetto che vi sta facendo vedere Gianni è il progetto che la Madonna mi ha fatto vedere. Siccome, ripeto, qui è parco e non si può costruire, non si può buttare cemento, non si può fare niente. E speriamo ad una buona azione, non lo so, a una
una mano sul cuore da parte delle ragioni, del parco, boh, chissà, non lo so, non so neanche io a chi mi devo rivolgere. Noi non staremo più sotto il sole, sotto l'acqua, sotto il vento. Quindi io spero che vi piaccia. Vi piace? L'avete visto un pochino? Guardate, sarà... Aspettate, facciamo una cosa, guarda. Io sono certa che sarà una cosa meravigliosa, stupenda. Fanno quasi tenerezza. Oddio, oddio. Allora, Don Cosimo. Buongiorno. Buongiorno. Lei che cosa ne pensa di tutta questa storia? Sa che domani ci sarà raduno, fra l'altro sono previste anche parecchie persone, dovremmo poi capire se tutte le regole vengono rispettate. E intanto sorridevo un po' quando vedevo adesso il video della Madonna come ingegnere o architetto che gli presenta il progetto da fare. È un po' ridicolo, quindi mi veniva un po' da ridere per questo. Beh, vabbè, comunque lei penso... non ha sentito la moltiplicazione degli gnocchi? Beh. E ho letto anche qualcosa sulla moltiplicazione della pizza, cosa del genere. Come la moltiplicazione di Gesù dei pani, un po' più moderna. Io penso che comunque che le apparizioni mariane in generale sollevino interrogativi, specialmente quando, come in questo caso, la Madonna di Trevignano, sembrano suggerire più la possibilità di essere più fenomeni di suggestione psicologica, anche perché non ci sono basi scientifiche e teologiche. E poi, ascoltando anche questo video, dico anche non come psicologo, la signora è molto manipolativa, cioè è capace di, attraverso anche la voce, il modo di usare il tono, di convincere gli ascoltatori. E poi dobbiamo anche tenere presente che ci sono anche tante patologie, che non dico che la signora sarà patologica, a me sembra più una donna che sfrutta la Madonna giusto per tirare il proprio tornaconto, no? Leggevo anche di 123.000 euro, no? del signor Luigi, no? Che è stato truffato. E la Madonna, diciamo che è un buono strumento per chi vuole accaparrare diciamo un piccolo gruppo di devoti. E la cosa fondamentale che questa apparizione, secondo me, come anche si è espressa la Chiesa, il Papa pure stesso ha detto che non tutte le apparizioni sono vere, è quando le apparizioni della Madonna non hanno al centro Cristo. Se noi guardiamo ad esempio le altre apparizioni che sono accadute nel mondo, ci sono 15 che sono state accertate. Allora, si è frizzato il collegamento, intanto, visto che lei ha nominato... Don Cosimo, visto che lei ha nominato Luigi, vediamo un attimo, perché noi siamo andati a ricostruire tutto, no? E vediamo questi soldi su questo tipo di donazioni, che cosa ci ha detto Luigi. Guardate che noi veramente vorremmo che qualcuno indagasse a tutto tondo su questa finanza che è arrivata in questi anni. Ripeto, prima ho iniziato dicendo 2016... Cioè non adesso, l'ultimo anno, gli ultimi mesi, cioè andiamo a vedere i bilanci che ci sono stati. Anche alla luce di quanto si sta dicendo nell'ultimo periodo, sapete che si è mossa moltissimo anche la politica su questo, perché la beneficenza da adesso in poi verrà regolata da norme più severe e da controlli più efficaci. Sentiamo. Ricordo che nel febbraio del 2020 Gisella ebbe un'estasi da parte di Dio Padre, nel quale attraverso la sua voce un po' cavernosa, con il senno di poi, annunciava la costruzione di un santuario, di un grande santuario con sentieri, fiore, un grande porticato a destra e a sinistra. Mentre assistevo all'estasi ricordo che pensai dentro di me alle parole della Madonna, no? Avvisa questo mio figlio che è stato scelto per un grande progetto, che poi praticamente lo ha detto a tutti. Qualche mese dopo il marito mi disse che attorno al santuario dovevano sorgere delle grandi opere. Per questo motivo ho dato 122.000 euro e promisi di darne altri 450.000 per la costruzione del santuario. Certo, oggi ripenso a quella estasi e da piccolo regista dilettante mi viene in mente Dario Argento, sia per quanto riguarda l'incubo, sia per quanto riguarda il terrore di queste cose che davvero mettono i brividi.
Comunque, Carlo, su questo hai qualcosa da dire? Che noi continuiamo adesso, abbiamo tirato fuori un po' di roba. Là è sempre il discorso della Madonna mi ha detto, queste cose io ho vissuto quel periodo dove si dovevano fare scorte, dove c'era questa profezia dei tre giorni di buio, l'ho vissuta e vedevo quello che succedeva. Poi io vedevo, insomma, abbastanza, la cosa era abbastanza tranquilla. A casa dei miei cari, certo non posso immaginare come possono averla vissuta altre persone. Io so che adesso ancora a tutt'oggi c'è gente che fa scorte, quindi a me sta cosa, poi facevo sempre presente ai miei che questa era una cosa, insomma, da soppesare bene, perché i messaggi questi dove arriva la fine del mondo sono sempre quelli, io dicevo sempre che sono sempre quelli che fanno presa, il messaggio che dice dovete vivere con coraggio, girate il mondo, quelli non fanno presa, fa presa il messaggio dove dice presto moriremo tutti e quindi state il più vicino possibile alla veggente, cioè sono quelle le cose che fanno presa ovviamente. Ma questo è proprio il passo avanti che lei deve compiere nel momento in cui vede scemare l'interesse intorno a tutto il fatto, no? L'unico d'altronde, gli unici miracoli, chiedo scusa per questa gli unici miracoli finora avvenuti sono pizze, pane e merceologia, perché sono spariti dei denari, addirittura lo vediamo nelle fotografie nostre stesse. Non c'è più. Ma noi non sappiamo se sono spariti questi denari, però vogliamo sapere, no, e questo allora, invece è legittimo chiederlo, allora, se questi denari sono stati utilizzati per il fine ultimo dello statuto dell'associazione, cioè quello di fare opere di bene. Noi questo vogliamo sapere. Diciamo ed che è giusto che i cittadini carte lo sappiano, anche perché ci sono tantissime associazioni che si muovono su tanti territori e che fanno veramente del bene e soprattutto vengono controllate. Vorremmo capire che cosa è successo in questi anni. Nell'ultimo messaggio poi, di questi messaggi, scusatemi, questo io proprio non lo vorrei mandare, perché questi messaggi sulle guerre, le cose... Sì, hai ragione. Veramente, perdonatemi, Don Cosimo, io su questo sono molto, molto critica ogni volta. Perché, sono messaggi terroristici. Non abbiamo bisogno veramente di Gisella che ci dica quello che succede nel mondo. Sì, sono messaggi terroristici, però sarebbe venuto il momento che anche la Chiesa prendesse finalmente una posizione definitiva, perché stiamo parlando di qualcosa che va avanti da 5 anni. Adesso siamo arrivati ai messaggi tragici che vabbè, peraltro lo stesso Papa ha sempre situazione. Poi deve pensare anche che non c'è solo Gisella che vede la Madonna nel mondo, c'è tante persone bene, che però dicono di vedere la Madonna, e poi chi fa più discutere attraverso i media esce un po' fuori. Però è così palese la cosa che è manipolativa la situazione, anche perché già nel suo linguaggio, come dire voi, lo faccio per voi, già lì va messo un grande punto interrogativo. Perché c'è questa difficoltà di essere critici nei confronti di queste parole, perché tante persone anche domani si presenteranno in questo luogo. Noi vogliamo tornare sempre ai soldi. Dove sono i fondi che sono stati raccolti attraverso le donazioni e la vendita di articoli religiosi? Gisella aveva risposto il 3 ottobre, scusatemi, del 2022, ogni 3 del mese, ecco, il 3 del mese arrivano le risposte magicamente, guardate. Appuntamento fisso. Poi volevo ringraziare voi tutti, siete sempre molto, gli italiani sono molto generosi. Avete, con le offerte, ecco è giusto che io ve lo dica, con le offerte che avete dato, anche acquistando tutte quelle piccole cosine, no? Anche i rosarietti piuttosto che dei piccoli quadri inerenti a Maria o la Madonia di Trevignano. Nell'aprile dello scorso anno Gisella e il marito Gianni Cardia a Porta a Porta
non hanno saputo esattamente spiegare che questa beneficenza era trasparente. Perché? Sentite bene le loro parole. Associazione di che? A che titolo questa associazione? A che titolo questi bonifici? Io lo spiego io, signora. Sì, me lo dica. Certo, stiamo qua per sapere. Questa è l'associazione dell'ente terzo settore con personalità giuridica che praticamente è registrata nel registro unico del terzo settore. Quindi noi depositiamo ogni anno il nostro bilancio e posso, qualcuno che vuole controllare quello che c'è nei nostri bilanci controllerà chiaramente che sia un esperto, non uno qualunque. Quindi noi non abbiamo niente da nascondere. No, ma io non voglio controllare il bilancio. Associazione di cosa? Associazione per cosa? Per opere di beneficenza. Per opere di beneficenza. Cioè voi raccogliete questi soldi e fate beneficenza. Voi. Quali soldi? Mi a che titolo? Quali soldi raccogliamo noi? A che noi titolo? Non abbiamo fatto mai raccolta fondi, tanto per cominciare. E allora beneficenza in che modo? Fa donazioni da 10 euro... 100 euro. No, ho capito, altro. Ma voi a che titolo? Come esplicate la beneficenza? Ho perso un passaggio. Come attraverso fate beneficenza? Erogazioni liberali verso soggetti disagiati o verso enti che possono essere, che hanno gli stessi scopi istituzionali come i nostri. Ah, voi aiutate questi enti e i disagiati? Sì. Ma avete la documentazione di questi vostri interventi? Assolutamente sì. Vabbè, ma qua è palese, Ele. Ora Carlo, è palese che uno si sta arrampicando sugli specchi perché non ha saputo veramente Carlo, rispondere. Allora Carlo ha una storia veramente incredibile, perché Carlo conosce queste persone tanti anni fa, la famiglia anche di Carlo, in particolare tua sorella mi sembra di capire, inizia a seguire questo gruppo. Adesso la tua storia, se tu ce la vuoi raccontare, è una storia di grande rabbia da parte tua e anche di grande desolazione ed angoscia, perché tu non riesci più a parlare con tua sorella. Che cosa è successo e se ti senti di raccontarci tutto questa mattina in diretta? A te. Beh, come io questa storia della veggente Gisella la vivo dal primo minuto. Dal primo minuto e ho visto l'evoluzione della veggente Gisella. E a me, quello al quale non assistevo personalmente, perché io poi la veggente Gisella l'ho incontrata più e più volte, abbiamo fatto cene, addirittura ho partecipato da spettatore ad un'assemblea dell'associazione. Io, come dicevo, ho visto tutta l'evoluzione e quello al quale non ho partecipato a me veniva raccontato da mia sorella e da mio cognato, e quindi tutti i prodigi ai quali loro assistivano, perché qui c'è da dire una cosa, qui abbiamo a che fare con una coppia, i coniugi Gardia, che è una coppia senza scrupoli, che hanno messo in atto una serie di fuochi d'artificio con le loro statuine lacrimanti, con la loro casa che è piena di effetti speciali. Ecco, tutti questi effetti speciali e con il fatto che la veggente sostiene di ricevere i messaggi dalla Madonna, come avverrà domani, hanno fatto in modo di manipolare i miei e molti assieme altre persone. Cosa è accaduto quando tu hai provato a fargli capire che c'era qualcosa che non andava? Io la prima cosa che ho fatto è ovviamente io, come dire, manipolare, perché cioè no. Io ho pure una certa età e quindi ho sentito io io so la pericolosità delle sette, io la conosco. E quindi ho cercato il più possibile di essere vicino a loro, senza affrontarli frontalmente. Certo, ogni tanto muovendo qualche critica, dicendo ma fate attenzione, ma è possibile che sia così? Comunque calma, un profilo basso, cioè c'è preghiera, ok, ma
Vediamo di cosa si tratta, ma io comunque poi ho visto che nel tempo, in questi 7-8 anni, c'è stata un'evoluzione. Quindi sono passati dagli effetti speciali, dalle madonnine alla casa nella quale qualsiasi cosa piange olio, dalle porte ai quadri, alle statuine, alla costituzione dell'associazione, al dirmi poi che c'erano pullman di pellegrini che arrivavano al campo, alle cene dove la gente si passava i telefonini, dove c'erano gli adepti della veggente che vedevano gli angeli tra i capelli di Gisella, ma di tutto e di più. A cosa ha portato il fatto che tu hai detto a un certo punto state attenti? Io poi a un certo punto, quando io poi ho saputo che Gisella non si chiama Gisella, e poi con una bancarotta fraudolenta in primo grado, ho detto appunto, cioè, fermiamoci, parliamo. Cos'è accaduto? Che mi hanno detto no, non ti devi permettere di criticare, non ti devi permettere di criticare. Sono stato allontanato da tutti, da nipoti, da mia sono stato allontanato. Questo è. E ora sei solo. Adesso sì. Io. Cos'è sta storia degli angeli tra i capelli? Scusami Carlo, che avevi detto? Chi è che vedeva gli angeli? Sì, ma tra le tante cose. È come il sole che gira, la presenza degli angeli al campo, basta che vola una busta, viene fotografata perché coi telefonini, perché lì è fatto tutto tramite i telefonini, e quindi gli adepti o le persone vicine alla veggente che fotografano la veggente affermano di vedere gli angeli, e io ero seduto a cena vicino a Gisella, e Gisella che si gongolava, dicendo lo vedi che succede? Lo vedi? Busta. Don Cosimo, il signor Carlo sta raccontando una storia molto particolare, molto triste, anche perché sta cercando, so quanto sta soffrendo perché ci ho parlato a lungo, e sta cercando di ricongiungersi con la sua famiglia, di poter ritornare, cioè, nel nucleo familiare a riparlare con la sorella, ma questa faccenda del sole che si sposta, delle buste che sembrano angeli tra i capelli, le nuvole che fanno le forme strane, compagnia bella, che spesso e volentieri noi abbiamo raccontato in questi anni in tante inchieste che abbiamo seguito su altre madonnine che in teoria piangevano lacrime e sangue durante alcuni giorni, particolarmente alcuni giorni destinati all'agenda mariana. Dunque, e questo lo dico ovviamente con un po' di ironia, perché in ogni storia che noi abbiamo raccontato in questi anni, fatalità, c'era un giorno o un periodo particolare in cui arrivavano le apparizioni. Questo perché? Perché così si riusciva a far confluire tutta le persone, certo. Gli adepti, i credenti, i fedeli, chiamateli come volete. Ecco, Carlo dice la setta. Una setta noi ovviamente non ci sentiamo dire che questa sia una setta. È chiaro che da questa affermazione lui parla per sua esperienza personale. Noi non l'abbiamo, io personalmente non l'ho mai detto. Don Cosimo, che cosa si sente dire oggi a Carlo, e soprattutto secondo lei la Chiesa davanti a determinate questioni tra cui i soldi, perché io poi di tutta questa faccenda veramente desidero occuparmi dei soldi, perché sono proprio la traccia materiale, sensibile ed trasparente che uno può controllare immediatamente. Aspettiamo commissioni, aspettiamo l'inchiesta della Chiesa, va bene tutto, commissioni devo fare. Ma i soldi, ecco. Secondo lei cosa succede quando qualcuno vede il sole che si sposta e pensa che sia la Madonna? Le fatture. Don Cosimo. Le fatture. Credono alla Madonna, oddio, sono veramente poche, perché vanno la maggior parte per curiosità, perché quando accade qualcosa di straordinario anche i più curiosi e i miscredenti o non credenti o atei vanno lo stesso per vedere cosa accade. Allora penso che comunque tutte queste situazioni
anche riprese con il cellulare possono dare delle impressioni molto diverse dalla realtà. E poi può accadere che comunque ci si suggestiona talmente tanto a livello psicologico di vedere cose strane. E poi anche perché il mondo mistico, no? L'aldilà, qualcosa che noi non riusciamo a vedere e toccare, dà questa grande curiosità di voler vedere e capire. Cioè a tutti, tutti vorrebbero fare l'esperienza di vedere la Madonna, quindi vanno lì per vedere qualcosa. E poi accade proprio questo di essere poi manipolati, no? Il fatto dei soldi è qualcosa di terribile, perché comunque c'è tanta gente che poi ripone, no, i propri risparmi fino all'ultimo centesimo a queste persone che poi li usano poi per il proprio tornaconto, ed è veramente qualcosa di terribile. Dovrebbero prendere secondo me delle posizioni più forti, anche la legge, no? Lo Stato, prendere la Chiesa stessa. Cioè, il Papa stesso ha detto che la Madonna mica fa il postino, cioè, ecco. Non può la Madonna andare continuamente, anche allora, perché se noi guardiamo le apparizioni, cioè, che sono state accolte. Qua siamo alla strumentalizzazione, certo. Siamo alla strumentalizzazione di pseudo accadimenti. Che definirei magici in questo momento. Ma per me lei non è una veggente. Vediamo cosa dice la porta a porta, scusate. Perché usiamo le parole loro, perché altrimenti ovviamente se no parliamo anche noi con qualcosa di campato in aria. No, andiamo a sentire bene quello che loro raccontavano sull'associazione. Come funziona questa fondazione? Che bilancio avete? Quanti soldi vi arrivano? Innanzitutto non è una fondazione, è un'associazione no profit. Terzo settore, tra l'altro. Adesso siamo diventati, diciamo nel novembre del 2022 abbiamo fatto tutta la procedura per entrare nell'ente terzo settore. Quindi è un'associazione, poi tra l'altro è anche riconosciuta dallo Stato, perché abbiamo acquisito la personalità giuridica. Perché io ritengo che comunque noi dobbiamo lavorare seriamente. Ma è una personalità giuridica, insomma. Quindi, assolutamente sì. Bene, e quanti soldi vi arrivano? Ah, guardi, possono arrivare 100 euro, 200 no, euro. No, il bilancio. In un anno quanti soldi arrivano? Il bilancio, l'anno 2021, abbiamo 21.000 euro. 2022? Tra ricavi, diciamo c'è una differenza di 1.800 euro tra i costi e diciamo i ricavi. Quindi abbiamo 1.800 euro nel 2021. Adesso abbiamo fatto 2022 con diciamo, la patrimoniale, siamo a 147.000 euro di patrimoniale perché abbiamo comprato diciamo, un altro terreno, perché lì c'era un concetto... Con i soldi di quel signore famoso? No, assolutamente no. E quelli che fine hanno fatto quei soldi? Quelli stanno nel bilancio del 2020, ci sono le fatture. Ah, 2020. Abbiamo... Allora, qui bisogna mettere in chiaro una questione, cioè per fare del bene bisogna investire. Allora, se noi compriamo una panca perché abbiamo ricevuto una donazione appositamente per l'arredo di quel luogo, chiaramente noi dovevamo dare soddisfazione alla persona che ha donato, e così abbiamo fatto. Ma io penso che solo in Italia poteva succedere una roba del genere, all'indifferenza generale. Sì. Perché io ho profondo rispetto anche per il sacerdote che è qui in collegamento, però bisogna dire che c'è stata una colpa in vigilando per tanti anni, addirittura con la complicità di alcuni preti che stavano lì e che facevano praticamente da complici di questa situazione. Diciamo le cose come stanno. E purtroppo ne hanno fatto le spese i fedeli, hanno fatto le spese persone ignare di quello che stava succedendo, persone fragili, perché questo è il vero problema. Non solo l'aspetto economico, ma anche il senso dell'inganno che molte persone hanno subito. Io credo che adesso sia arrivato il momento che sia la magistratura ordinaria che sia la Chiesa mettano la parola fine a questa situazione, senza ambiguità, senza buttare il pallone in avanti, perché non basta dire ai preti, ai sacerdoti vi consiglio di non andare a queste riunioni, no, voi non dovete andare a queste, certo, riunioni, è diverso dal consiglio, questo, certo, è il mio punto, certo, di vista. Beh, diciamo che tra le righe l'hanno detto. Sì. No, c'è stato il divieto da parte della Chiesa, no, c'è stato o hanno un suggerito consiglio. I sacerdoti di andare suggerito. In posto. Suggerimento, però mi sembra che qui in Italia è un po' come chi se ne frega di quello che mi dicono, io faccio quello che mi pare. Sì, ma stupisce molto di più. Noi continueremo a seguire questa inchiesta. Roberta, se vuoi concludere, approfitto della presenza di Don Importante, noi... Dimmi.
Sì, scusami, noi precisiamo sempre, come ha affermato anche Luigi Avella, e noi possiamo testimoniare perché non abbiamo mai sentito dalle testimonianze raccolte, piuttosto che dai vari video o degli audio che abbiamo ascoltato, né Gisella né Gianni chiedere esplicitamente soldi, ma la tecnica è la Madonna mi ha detto, come ha raccontato Luigi. La Madonna mi ha detto, io ero convinto che lì dovesse sorgere un santuario, che si dovessero fare opere di bene, ero pronto a donare 450.000 euro, oltre quelli già donati. E per quanto riguarda i bilanci, quando loro sono andati a porta, noi i bilanci, e neanche durante la trasmissione avevano in mano i bilanci, perché di fatto i Cardia non l'hanno mai dati e resi pubblici questi bilanci. Noi li abbiamo, e quando lui parla, Gianni Cardia, del 2021, sì, è vero, del 2021 intanto c'era un ricavo e donazioni per 29.000 euro, ma quello che lui parla, quel 1.800 euro che sono di avanzo, non devono esserci in un'associazione del terzo settore. Se ci sono, devono esplicitamente spiegare perché ci sono, e inoltre non possono essere destinate ad acquistare la panca, altrimenti dovrebbero cancellarsi dal RUNS, cioè dall'elenco delle associazioni, certo, del terzo settore, che certo, hanno la possibilità di essere iscritte proprio perché devono fare beneficenza. E ricordiamo che abbiamo avuto delle smentite da associazioni che promuoveva dei progetti, e l'associazione Madonna di Trevignano ETS diceva di sostenere questi progetti ed è arrivata una smentita. Inoltre nel 2022 hanno avuto totali di ricavi, rendite e proventi pari a 94.000 euro, con un avanzo di oltre 59.000 euro, cioè sono cifre, Leonora, che devono far pensare, soprattutto bisogna capire dove sono finiti questi soldi, come vengono utilizzati, perché la Guardia di Finanza non sta realizzati. La Guardia di Finanza, immagino che stia valutando. E soprattutto valutando. Leonora ci... Scusami. Dopo tutte le denunce che ci sono state, Roberta, ci sono state un sacco di denunce. L'ultima l'ha fatta Carlo, che è in diretta con noi. Quelle di Luigi Avella sui bilanci, sui soldi, sulla vendita. Luigi ne ha fatte e dette di tutti i colori. Ma qualcuno sta indagando su questi soldi o no? Questa è una bella domanda. Eleonora, le indagini, come sappiamo, sono in corso, così come abbiamo detto sempre che c'è il filone un'indagine fatta dalla Commissione sulle apparizioni, presunte apparizioni, per vedere se sono reali o meno. C'è anche un filone giuridico che sta proseguendo, è ovvio che stanno indagando, ma l'invito che facciamo è anche a fare una verifica sui bilanci dell'associazione, perché deve essere tutto tracciato. E dall'audio che abbiamo sentito, il primo audio, è Gianni Cardia che conferma che lì c'erano delle vendite, e quelle vendite escono dai bilanci perché non vi è traccia alcuna, e noi le abbiamo in mano del 21 e del 22, non c'è traccia alcuna di soldi che vengono rendicontati da acquisti di oggetti in campo delle rose o anche online, non c'è alcuna rendicontazione, quindi questi soldi sfuggono dal bilancio e non sappiamo a quanto ammontano, e quelli che sono rendicontati dalle donazioni non sappiamo come sono stati poi spesi e investiti. Ecco, perché questo è un lavoro che faremo insieme, perché che cosa prevede il decreto beneficenza? Cosa prevede? Ve lo leggo. 5 articoli importantissimi sui quali l'autorità garante può dare delle sanzioni da 5.000 a 50.000 euro fino alla sospensione dell'attività. Per che cosa? Secondo lo schema di questo disegno, con le nuove disposizioni varate dal Consiglio dei Ministri, che cosa succede? Sulle confezioni dei prodotti, per cui parliamo delle immaginette sacre, parliamo delle madonnine, parliamo dei santini, benissimo. Benibile. Sulle confezioni dei prodotti, il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza deve essere indicato la finalità a cui sono destinati questi proventi, e la percentuale, l'importo complessivo destinato alla beneficenza, ovvero, nel caso in cui non lo sia, la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinato alla beneficenza per ogni unità di prodotto. Per cui noi che cosa faremo? Domani siamo lì. Vengono venduti, non vengono venduti questi prodotti? Capiamo se queste nuove regole vengono applicate sui prodotti che vengono venduti lì nel gazebo, qualora domani
accadesse questo, magari sono spariti per miracolo anche questi prodotti domani e non possiamo più. No, sono già spariti. Sono già spariti. Sono già spariti? Eleonora, sono già spariti da quando noi abbiamo acceso le telecamere. Noi abbiamo la testimonianza di un signore che i primi tempi ci diceva: da quando avete acceso le telecamere non ci sono neanche più i rosari, che io prima li compravo direttamente sul campo e adesso hanno tolto anche quelli. Perché avete acceso le telecamere? Quindi c'era una testimonianza chiara. E poi Eleonora, non solo deve essere chiaro la destinazione, ma ripetiamo anche quello che ha detto Gianni Cardia: se una persona dona 10 euro per comprare la panca e abbellire il campo, noi lo facciamo contento, perfetto, allora bisogna cancellarsi dal registro del terzo settore, perché lì bisogna vengono accolte e accettate e sono in elenco le associazioni che destinano tutto per attività di beneficenza, non per abbellire i campi, semplicemente queste. Ricordiamo che hanno delle agevolazioni perché sono all'interno del terzo settore, percepiscono il 5 per 1000, abbiamo visto che hanno percepito il 5 per 1000, hanno una cifra superiore ad enti e ad associazioni che fanno realmente volontariato sul campo. Per fare progetti di beneficenza di Valletta. Sì, sì, ma infatti la rabbia è proprio questa, che dopo quelli invece, le associazioni che fanno davvero beneficenza, alla fine...